Bentornati amici, oggi vi porto sul set di uno shooting veramente, veramente pazzesco. Sigla! Bentornati amici, mi scuso per l'assenza, ma ho avuto molte cose da fare e quindi non sono riuscito a fare i video con regolarità settimana scorsa. Vi porto oggi un contenuto con cui spero che mi perdoniate. Quello di oggi sarà un video abbastanza breve perché non ho intenzione di sproloquiare troppo su quello che è stato fatto. Questo è un video in cui più che altro voglio farvi vedere quello che è stato fatto. Parto semplicemente col dirvi che questo è uno shooting diverso da qualunque cosa sia mai stata fatta, perlomeno da me. Si tratta di uno shooting in una miniera di calce, un luogo quindi abbastanza esclusivo dove chiaramente, come capite, non è possibile entrare perché è un luogo pericoloso, è un luogo dove ci sono delle restrizioni molto forti, è un luogo quindi dove siamo potuti entrare solamente con una forte presenza di dispositivi di protezione individuale, per cui caschetti, cuffiette per capelli, giubbettini catarifrangenti e stivali antinfortunistici di dimensioni abbastanza importanti. Tutto questo per la nostra sicurezza, perché una miniera è un luogo dove, come potete ben capire, è pieno di pericoli. Ci sono buche in cui si può cadere, ci sono macchinari in funzione che possono essere potenzialmente letali, per cui ovviamente durante uno shooting di questo tipo la massima importanza alla sicurezza e all'attenzione, perché in un contesto del genere la nostra sicurezza dipende soprattutto da noi. Nel momento in cui si visita un posto del genere, è vero che c'è un capocantiere che ti segue passo passo con una torcia e ti fa vedere quali sono i potenziali rischi e cerca di badare al fatto che tu non ti faccia del male, però ovviamente non può badare a noi al 100%, anche perché ci sono anche altre persone e quindi dobbiamo comunque stare attenti, perché se lui si distrae un attimo e noi ci distraiamo nello stesso momento, ciao ciao. E questo non deve succedere ovviamente perché non abbiamo finito di lavorare e abbiamo un appuntamento questa sera, quindi dobbiamo assolutamente tornare a casa con tutte e due le gambe attaccate, giusto? Parliamo un attimino del cliente. Questo è un impianto di estrazione di calce, è uno dei più grandi d'Europa ed è una cosa veramente immane. La montagna che abbiamo visitato è stata scavata all'interno e c'è una serie di gallerie che corrono all'interno della montagna. Noi abbiamo percorso queste gallerie all'interno di una jeep, quindi per andare dall'esterno della miniera fino all'interno del sito di estrazione ci abbiamo messo alcuni minuti in macchina attraversando le gallerie all'interno della montagna. Questo ve lo faccio vedere, è stato filmato con il telefono purtroppo perché in quel contesto non, ci hanno detto non è possibile utilizzare attrezzatura professionale, comunque non c'è tanta luce, quindi non sarebbe venuto un granché in ogni caso. Comunque per via dei sobbalzi, per via della velocità della Jeep, della scarsità di spazio nell'abitacolo e per il fatto che le cinture di sicurezza non erano assolutamente sufficienti a garantire la stabilità, quindi io non mi è stato permesso tirare fuori roba nell'abitacolo. Per questo motivo ho ripreso semplicemente con il telefono in modo da potervi mostrare qualcosa. Questo è materiale che probabilmente il cliente non utilizzerà, però io me lo tengo perché comunque è un bel ricordo del viaggio attraverso le profondità della roccia. Una volta attraversata la montagna in jeep, siamo arrivati a quello che era uno dei siti di estrazione. Ci hanno spiegato che la camera di estrazione fondamentalmente è un vuoto all'interno della montagna, quindi loro scavano dentro nella montagna fino a svuotare delle sezioni. La sezione che ci hanno mostrato, che è stata svuotata nel corso degli anni, è una camera che vi faccio vedere assolutamente impressionante. Il capocantiere ci ha spiegato che questa camera è alta 2 volte la torre di Pisa, per cui stiamo parlando di centinaia di metri di altezza e centinaia di metri di profondità. Non è stato facile fotografarla perché, ovviamente, essendo all'interno della montagna, l'illuminazione era molto scarsa, per cui ho dovuto utilizzare il cavalletto, esposizione di 30 secondi e bracketing perché ho fatto anche l'HDR per essere sicuro di avere tutte le informazioni su questo particolare scatto, a cui ovviamente tenevo molto perché, come capite, questa è una cosa che non si può né tornare a fare, e non la si può sbagliare perché, insomma, è una cosa così unica, te la vuoi portare a casa fatta bene. Anzi, io avrei voluto passare lì ore e ore per fare diverse angolazioni, ma in realtà dalla feritoia da cui era possibile fotografare non c'erano tante possibilità compositive, quindi ho
quella che vi faccio vedere era pressoché l'unica foto che era possibile fare. Lo shooting prosegue anche all'interno del sito di estrazione, come vi faccio vedere, dove ci sono macchinari in funzione che trasportano fuori quello che è il materiale estratto, quindi abbiamo blocchi di calce che vengono trasportati su dei rulli, dal sito di estrazione vengono portati sui rulli da questa ruspa che vi faccio vedere, che loro chiamano pala. Ci hanno spiegato che è un macchinario che costa milioni di euro e che fra l'altro si rompe anche spesso, quindi ha bisogno di una manutenzione costante. È una macchina assolutamente impressionante, stiamo parlando di tonnellate di carico. La pala che vedete non rende assolutamente giustizia nelle foto. Noi abbiamo fatto la prova e vi assicuro che su quella pala ci stanno sei persone in piedi, messe di fila una di fianco all'altra. È una cosa assolutamente enorme. Ovviamente fotografare in contesto di questo tipo in una miniera, quindi in scarsità di luce, ha messo a durissima prova le mie macchine fotografiche e tutte le mie attrezzature, perché non c'era luce, veramente non c'era luce, quindi la maggior parte degli scatti li ho dovuti fare un po' in velocità perché non si potevano interrompere i lavori. Qui stiamo parlando di tonnellate e tonnellate di materiale estratto ogni giorno, quindi non potevo essere io a dirgli fermate la produzione perché devo fare le foto, e quindi le ho dovuto fare un po' in velocità. Questo significa che non ho potuto avere la qualità massima, ho dovuto alzare un pochettino gli ISO. Ho provato a utilizzare delle lenti veloci, però per prendere la stanza come la volevo io ho dovuto ricorrere a un grandangolo, e il mio grandangolo, il 16-35, è un f4, quindi non avevo tutta la luminosità di cui avevo bisogno. Ho dovuto alzare un pochino gli ISO, per fortuna avevo un corpo macchina full frame, quindi sono riuscito ad avere delle immagini abbastanza buone con un rumore assolutamente tollerabile. È importante prevedere questo tipo di situazione. Io sapevo che mi sarei trovato in un contesto con poca luce, quindi assolutamente mi sono portato un corpo full frame e assolutamente mi sono portato un altro corpo macchina, in questo caso era una PSC, con una lente più veloce, così più o meno riesco a essere versatile e a catturare qualunque tipo di scena anche in condizioni di luminosità molto scarsa. Lo shooting prosegue per fortuna anche all'esterno, dove le condizioni di luminosità sono un pochino più favorevoli. La giornata non era delle migliori, infatti piovigginava, però devo dire che questo in realtà mi ha aiutato, perché se ci fosse stato il sole avremmo avuto delle ombre molto più nette e io, come ben sapete, preferisco così. C'era un pochettino nuvolo, ho anche fatto due gocce, però fa niente perché la mia attrezzatura due goccioline le regge, io pure, anche se mi bagno fa niente. Foto in esterna le ho fatte beccandomi due goccioline d'acqua, però la luce era assolutamente perfetta perché era bella diffusa, c'erano le nuvole dappertutto, non c'erano lame di luce provenienti dal sole da nessuna parte, quindi all'esterno assolutamente tranquillo. Come potete vedere, stiamo parlando di un sito di estrazione in piena regola, con macchinari che esportano dalla montagna frammenti di calce proprio a getto. Quindi tonnellate e tonnellate di materiale che vengono portate fuori. Durante l'intero shooting, questa è una nota dolente, devo dire, durante l'intero shooting mi sono respirato calce in polvere, perché comunque ovunque c'era questa nube di calce polverizzata e comunque di polvere, di terra. E ho chiesto, mi hanno detto che in realtà respirare quella roba non provoca nessun danno, infatti non sto certo morendo, però vi assicuro che il giorno successivo ho tossito tutto il giorno e ho dovuto attraversare una manutenzione della mia strumentazione abbastanza pesante, perché comunque fotografare in un contesto del genere, per quanto uno possa stare attento, per quanto uno possa tirar fuori la camera solo al momento dello scatto, te la riempi di polvere in ogni caso, quindi polvere dappertutto. Devo dire che loro la sanno questa cosa, per cui alla fine del tour hanno un macchinario con l'aria compressa con cui ci hanno spruzzato da testa a piedi per toglierci, perché eravamo coperti di calce dalla testa ai piedi, siamo usciti di lì che eravamo bianchi. E quindi io mi sono fatto spruzzare anche le macchine fotografiche, ovviamente ho fatto rimuovere la polvere anche da lì, in maniera tale da dire, beh, almeno l'esterno, poi se devo pulire dentro ingranaggi, macchinari, l'oculare, cose così, dopo lo faccio bene a casa con la soluzione, però almeno una spruzzata con l'aria compressa per togliere il grosso e per dare una ripulita anche a noi, perché quando siamo usciti, se ci davamo una pacca, facevamo la nube proprio. C'è da dire che durante questo shooting in realtà sono stati fatti anche molti video, e i video servivano ovviamente al cliente, gli servivano da intervallare con le interviste che sono state fatte durante la mattinata, perché lo shooting non ha preso tutta la giornata in realtà. durante
durante la mattinata sono state realizzate delle interviste agli ingegneri che lavorano presso lo stabilimento, che hanno spiegato come i processi di integrazione hanno portato a migliorare la produzione generale. Questi sono video che non penso che vi farò vedere durante questo video, perché non sono belli o particolari, sono semplicemente delle interviste in una sala conferenze, quindi interessante il contenuto, ma non interessante ai fini di quello che è lo shooting e di quelle che sono le cose che vi racconto di solito. Quindi una cosa tranquillissima, immaginatevi che durante la mattinata sono state fatte queste interviste, durante il pomeriggio è stato svolto lo shooting in miniera vera e propria. Ora, i video realizzati in miniera servono da intervallare alle interviste, quindi sono degli spezzoni pressoché random, nel senso che durante tutta la visita ho filmato quello che mi sembrava essere un punto di interesse, per cui un macchinario in funzione piuttosto che la pala in funzione, piuttosto che tratti della miniera che mi sembravano avere dei begli scorci o dei bei colori, sono stati tutti filmati e vengono poi utilizzati da intervallare alle interviste a seconda di quello che sta venendo raccontato. Prenderò uno spezzone consono, ovviamente, se si sta parlando della pala non prenderò una ripresa dell'esterno, se si sta parlando dei trasporti non prenderò una ripresa dell'interno, diciamo che dovrei avere tutto quello che mi serve per coprire l'intero arco delle interviste. I filmati sono ovviamente stati realizzati sempre con la Canon 80D, con una lente abbastanza veloce, in maniera tale da riuscire ad avere un'immagine abbastanza pulita. Devo dire che sono anche abbastanza soddisfatto, perché il sito non era buio, ovviamente era una grotta, quindi non è che ci fosse tanta luce, però era ben illuminato comunque, c'erano fari dappertutto, perché comunque uno deve poter vedere, se no aumentano gli incidenti se c'è scarsa visibilità, quindi si vedeva abbastanza bene. Quindi le riprese, devo dire, sono venute fuori abbastanza pulite, sono abbastanza soddisfatto. Ultima cosa, ma non meno importante, durante quella giornata sono state realizzate anche le riprese col drone in esterno. Ora, devo dire che, essendo in quel sito particolare molto addossati alla montagna ed essendo comunque in prossimità di una cava, un sito di estrazione, quindi una montagna ad anfiteatro erosa, sgretolata perché viene continuamente estratto materiale, trovandoci in questo contesto in una valle peraltro molto stretta, il segnale non era assolutamente buono, per cui non è stato possibile far volare il drone sopra la miniera, sopra il sito che è stato fotografato e filmato. Non siamo riusciti a far volare il drone perché non aveva segnale, mi dava proprio errore, mi dava impossibile decollare. Questa è una cosa che purtroppo può succedere. Quindi quello che abbiamo fatto è che abbiamo parlato col cliente, ci siamo spostati a valle in un altro stabilimento sempre del cliente, in cui vengono svolte altro tipo di operazioni, per la verità. Questo è un cementificio, quindi è poco distante perché è connesso alla miniera, vengono utilizzati materiali per la produzione del cemento. In quel sito è stato possibile decollare con il drone, è stato possibile realizzare delle riprese che vanno anch'esse poi a integrare quella che è la parte video delle interviste. Il pacchetto intero foto video viene consegnato al cliente come archivio, viene consegnato alla qualità massima, ovviamente, come sempre, quindi abbiamo la qualità nativa della fotocamera 300 dpi con un minimo di sviluppo digitale, un minimo di correzione colore, un minimo di sistemazione anche delle ombre, del contrasto, perché molte delle immagini non erano perfette come sono uscite dalla camera. Molte volte ho dovuto fare delle scelte anche proprio di tipo conservativo, nel senso che mi sono detto: magari in questo scatto espongo stando un pochettino basso perché non voglio bruciare le luci, quindi poi recupero le ombre in post produzione. Quindi ho dovuto fare molto spesso questo ragionamento, non erano perfette uscite dalla camera le immagini, perché molto spesso ho dovuto fare i conti con una gamma dinamica non sufficiente, e quindi mi sono proprio detto: questa foto la recupero dopo, la recupero in fase di sviluppo, non verrà fuori giusta in camera, ma tanto io poi guardo l'istogramma e so che la tiro fuori, però la devo tirare fuori, non la posso consegnare così al cliente. Quindi su molte cose è stato necessario fare dei lavori di sviluppo digitale, non neanche particolarmente invasivi, e comunque ho dovuto applicare un po' di riduzione del rumore, perché come vi dicevo ho scattato con ISO abbastanza alti, sono arrivato fino a ISO 2000, mi pare, che non è drammatico, cioè ISO 2000 si lavora tranquillamente, però un po' di riduzione rumore dopo si è resa necessaria. Quindi tutto questo materiale viene comunque consegnato in qualità nativa,
vengono consegnati anche i video delle interviste, ovviamente montati con lower thirds e tutto quello che può servire per essere di compendio al video, con logo iniziale, logo finale e schermate introduttive con le varie domande delle interviste. Io sono molto contento di portarvi un'esperienza di uno shooting come questo, perché credo che una roba del genere possiate averla vista veramente solo su National Geographic. E è una cosa assolutamente inusuale per me, nel senso che mi capita spessissimo di lavorare in contesti industriali, in impianti, eccetera, però una cosa del genere, una miniera di queste dimensioni, al di là del fatto che non l'avessi mai vista, ma poi mai mi sarei sognato di poterci lavorare, è un'esperienza ovviamente strepitosa che è inutile dire che non dimenticherò mai. Non so se mi ricapiterà in vita mia di poter lavorare in un contesto del genere, quindi la considero una cosa assolutamente unica. Poi se mi ricapita, se mi chiamano in un impianto più grande, bene, nel senso mi divertirò tantissimo, però per adesso mi tengo questa grandissima soddisfazione, perché visitare da professionista un impianto del genere, poterci lavorare, poterci scattare dentro, portarsi a casa delle immagini che sono uniche, perché sostanzialmente nessuno ci va a fotografare, è una sensazione veramente bellissima. Ci sono le immagini che vi ho fatto vedere durante, che comunque rimangono nel mio portfolio personale e insomma lo arricchiscono secondo me non poco, perché sono veramente immagini che è difficile trovare nel portfolio dei miei concorrenti. Detto questo, io vi lascio con il video integrale del drone, quindi appena finisco di parlare vi faccio partire il video completo del drone, che vi lascio alla fine, così se ve lo volete vedere alla fine, se invece non vi interessa guardarlo tutto, io ho già detto tutto quello che vi dovevo dire. Parlando del video col drone, come vi ho detto, non è stato possibile decollare davanti alla miniera, siamo decollati nello stabilimento che era più a valle. Il volo è durato pochi minuti, perché comunque il tempo di durata della batteria purtroppo non è infinito, quindi sarà stato un volo di 14 minuti, una roba del genere. Durante il volo ho cercato di coprire quelle che sono le tappe principali all'interno dello stabilimento, quindi ho fatto il giro diverse volte cercando di fare delle manovre che potessero poi essere utilizzate, quindi ho provato a fare delle carrellate in maniera tale da riprendere i punti di interesse. Come vedrete ci sono delle strutture abbastanza importanti che sono state riprese, sono anche abbastanza suggestive, perché abbiamo queste strutture molto alte con le montagne dietro, c'era anche il tramonto perché ormai la giornata volgeva al termine, quindi sono delle riprese secondo me carine. Ovviamente quello che vedrete è il video integrale, ci sono anche dei momenti di passaggio tra una ripresa e l'altra che non verranno utilizzati, perché ci sono delle inquadrature che non sono proprio bellissime. Nel momento in cui io sto riprendendo una cosa, decido che ho finito e mi giro per inquadrare un'altra cosa, quella carrellata lì in cui mi giro, magari fatta in maniera rapida, quella non verrà usata. Vengono usati i momenti in cui sto riprendendo in movimento un determinato soggetto. È un video che comunque di nuovo è abbastanza esclusivo, perché ovviamente non è permesso volare sopra questi impianti, quindi noi abbiamo aspettato il momento della chiusura in cui ovviamente le ciminiere erano spente, non c'erano sbuffi di sostanze, materiali, eccetera. Anche se mi hanno detto che sono impianti comunque abbastanza ecosostenibili, quindi la maggior parte di quello che espellono è il vapore di raffreddamento, quindi non stiamo parlando. A vederli sembrano degli ecomostri, però ci hanno detto che in realtà non sono così inquinanti come potrebbe sembrare. Le riprese, come vi dicevo, vengono effettuate, vi faccio vedere la ripresa intera, di cui poi verranno usati solamente dei pezzi. Io vi faccio vedere la ripresa intera, anche perché così vi faccio vedere il volo completo, vi faccio vedere le manovre che sono state fatte, e così potete anche capire un pochino quelle che sono le scelte che vengono operate, nel senso che io faccio un volo di ricognizione, dopodiché, una volta che ho capito come è fatto l'impianto, dico va bene, allora adesso posso concentrarmi su determinati elementi che ho già sorvolato in fase di ricognizione, però una volta che li ho sorvolati mi sono fatto un'idea di dove sono posizionati e com'è la scena, e quindi posso scegliere di fare una carrellata di un certo tipo, di fare una serie di inquadrature di un certo tipo per riprendere prima una cosa, poi l'altra, per prendere una cosa con un'altra cosa sullo sfondo. Quindi posso fare tutta una serie di scelte, ovviamente le devo fare in fretta perché il tempo non è infinito, perché il tempo sta scadendo e ogni secondo è prezioso, e quindi quello che vi vado a mostrare adesso è il filmato completo. Vi do appuntamento comunque alla prossima volta in cui vi porterò uno
shooting che non sarà bello come questo, ma perché per forza di cose non potrà esserlo, perché io purtroppo non faccio cose così fighe tutti i giorni, però cercherò comunque di portarvi qualcosa di interessante. Una volta di più reputo assolutamente indispensabile garantirvi che a nessun fotografo è stato fatto del male durante l'intera produzione di questo video e dello shooting. È assolutamente essenziale, ci tengo. E detto questo, io vi do appuntamento alla prossima e vi lascio al volo.